Bene, ci siamo. Buongiorno a tutti. Ovviamente saluto innanzitutto Enrica Chiappero, nostra carissima amica, che è lì presente da remoto e ci introdurrà nella conversazione di questa mattina. Questo modulo l'abbiamo costruito sull'idea della partecipazione e del protagonismo dei cittadini. E ieri, vi devo dire, abbiamo avuto questa splendida conversazione con l'Indelaro, che persona che io non conoscevo personalmente, che sono stato molto contento di aver avuto la possibilità di introdurla nel nostro percorso, insomma, che è molto molto stimolante. Oggi abbiamo invece con noi una nostra carissima amica, che, con la quale l'interazione è molto intensa, Enrica Chiappero, la quale è una studiosa, proprio è un economista, studiosa dei problemi della sostenibilità sociale e ambientale. Collaboratrice di, anche lei, di importantissime iniziative a livello internazionale, la quale peraltro, come dicevamo prima in questa pre-conversazione che abbiamo fatto, ha appena ultimato un gigantesco lavoro per gli Annali Feltrinelli e pubblica questo volumone gigantesco su giustizia sociale globale. Se poi Enrica mi preciserà meglio il titolo, che non voglio fare confusioni, però un lavoro francamente di grandissimo impegno che aveva costruito assieme a Salvatore Veca. Ecco, la conversazione di oggi aveva come oggetto un nuovo modello di sviluppo, sostenibilità sociale e giustizia ambientale. E noi altre volte con lei avevamo affrontato, ed è l'ultima cosa che voglio dire, le questioni avendo come punto di partenza gli obiettivi dell'ONU. Non so se qualcuno di voi li ricorda, perché Enrica collabora intensamente anche con le organizzazioni che hanno contribuito a costruire i 17 goals che l'ONU ha posto come obiettivi fondamentali da qui al 2030. Qui siamo dentro questa grande discussione globale. Enrica, a te la parola e grazie ancora per essere qui con noi. Grazie, grazie a voi per l'invito che accetto sempre con estremo piacere. Ormai la Casa della Cultura è un po' diventata casa anche per me, è un luogo in cui volentieri mi ritrovo a conversare con i partecipanti a questa scuola ed è sempre un arricchimento certamente per me. Mi scuso molto intanto per non poter essere lì oggi a causa di un impegno di tipo familiare, non riuscivo ad unirmi a voi. Però appunto, come si diceva poco fa, vantaggio di Zoom, anch'io come te Ferruccio ne vedo alcuni limiti, però certamente il vantaggio è che rende compatibili, conciliabili impegni che magari diversamente non potrebbero essere realizzati. Per me poi l'ultima volta che sono stata lì da voi, Ferruccio, era un'occasione molto triste, che era l'ultimo saluto per Salvatore. E credo che sia stata una cosa bella il fatto di ritrovarci lì a salutarlo per l'ultima volta. Quindi davvero con rammarico che non sono lì con voi, spero che riusciate a sentirmi sufficientemente bene. Non ho, è perfetta la Ottimo. comunicazione è perfetta, quindi E vi invito anche, appunto, non posso vedere chi è in sala purtroppo, però inviterei, attraverso appunto chiederei soprattutto a Ferruccio se ci sono commenti, osservazioni, domande, riflessioni che in sala, in particolare, e naturalmente tutti gli altri che seguono da casa, che vorranno fare durante appunto la mia conversazione, vi prego di segnalarmelo, ti prego Ferruccio di segnalarmelo perché non riesco a vedere direttamente. assolutamente, tranquilla su questo. Perché appunto diciamo, la cifra di questi incontri e forse anche il fatto che ci si ritrova appunto durante il fine settimana fa sì che queste cose davvero debbano essere delle conversazioni e non dei monologhi, sono sempre un po' noiosi. Quindi vi invito davvero a fermarmi, interrompermi, intervenire in qualunque momento, in qualunque circostanza, è solo un piacere, non è certamente un problema per me. Quindi grazie dell'invito e grazie delle parole sempre carine e affettuose che hai nei miei confronti, Ferruccio, sono sempre molto grata. Allora, l'occasione di incontro, come preannunciava appunto Ferruccio, era quello di riflettere ancora una volta insieme sul tema della sostenibilità, soprattutto sostenibilità sociale. Avrebbe dovuto essere con noi oggi un'altra amica e collega, Claudia Sorlini, che è un'esperta, lei sì, di tematiche ambientali. Io non ho questa sua competenza e quindi diciamo la questione della giustizia ambientale in senso tecnico, in senso stretto, resterai lei un po' sullo sfondo perché non avrei
modo di fornirvi in qualche modo spunti di riflessione interessanti su, questo, su questa dimensione. Ma l'idea è più in generale quello di interrogarci sulla, su quello che è l'attuale modello di sviluppo nella storia più recente, per poi pensare se un altro modello di sviluppo è possibile. E questo in fondo era un po' la domanda di fondo che con Salvatore ci eravamo posti quando lui stesso, ormai 2 anni e mezzo fa, nella programmazione dei volumi dell'annale della fondazione, mi aveva chiesto di lavorare su questo tema. Il tema della giustizia sociale, lo sappiamo, è un tema che è sempre stato molto a cuore a Salvatore, e il tema della sostenibilità in senso ampio, quindi non solo ambientale ma anche sociale, è certamente un tema presente in molte delle sue riflessioni, soprattutto degli ultimi anni. E quindi ho accolto volentieri questo invito ponendo una condizione, cioè che lui mi aiutasse in questa impresa. Quindi che l'idea era che in qualche modo l'avremmo fatto insieme a quattro mani. Di fatto lui mi ha aiutato moltissimo, con lui abbiamo ragionato tanto sull'impostazione da dare al volume, sui contributi che ci sarebbe piaciuto ospitare in questo volume, sulla struttura del volume, insomma su tutti gli aspetti che riguardano in qualche modo un po' il disegno di un progetto di questo genere. Ha sempre avuto resistenze perché poi in questa fase cominciava ad avere seri problemi di salute, a voler assumersi una piena responsabilità, che di fatto ha comunque esercitato, ma insomma non, diciamo, quantomeno ha cercato di risparmiargli tutti gli aspetti un pochino anche più noiosi, forse un pochino più, vuol dire che richiedono un po' più di tempo di lettura, di contatto con gli autori, diciamo, di editing in senso stretto, quindi queste cose le ho seguite un po' più io perché per lui sarebbe stato un problema. E poi appunto abbiamo ragionato però molto sulle ragioni di questo volume e sull'idea appunto di questa, come dice il titolo, giustizia sociale in una società globale, perché questa è un po' la prospettiva del titolo dell'annale. In ultimo, appunto, dopo aver raccolto tutti i contributi e aver avuto un assetto più definito del volume, abbiamo iniziato a lavorare, a ragionare sull'introduzione. Questo è avvenuto appunto negli ultimi mesi della sua vita e come Ferruccio sa, forse te l'ho già detto, io ho senso un po' di, quasi un senso di colpa rispetto alla mia inefficienza, al fatto che poi appunto presa da mille questioni sono arrivata abbastanza tardi a dare la primo draft di questa introduzione su cui lui avrebbe poi lavorato sulla parte filosofica. Siamo arrivati tardi per una serie di ragioni, in generale col volume, io con la mia introduzione, quindi ho affidato a Salvatore il draft finale, diciamo, aveva già visto alcune versioni, però il draft finale dell'introduzione in inglese a fine settembre. E devo dire che anche qui, come sempre, lui si è rivelato per quello che era, cioè una persona estremamente elegante, gentile, generosa nelle sue relazioni con i colleghi, con gli amici, e ho fatto una telefonata ringraziandomi dicendo: sai, cominciavo quasi a disperare di vedere questa introduzione completata, quindi insomma questo la dice lunga su quanto fossi in deficit io rispetto alle mie responsabilità. E in 48 ore è intervenuto sull'introduzione e ha scritto questo addendum filosofico che appunto per chi vorrà, chi potrà, lo leggerà al termine di questa introduzione. Questo per dire che insomma tutto questo avveniva una settimana prima della sua scomparsa. Quindi insomma in qualche modo la dice lunga su quello che era Salvatore e quello che la generosità che aveva anche in questi riguardi. Questo appunto ci tenevo a ricordarlo perché qua siamo appunto in un luogo in cui siamo tutti molto affezionati, legati a lui come persona e come studioso. Quindi insomma c'è molto di lui indirettamente o direttamente in questo annale. E diciamo, sovvenendo un po' a quello che era l'oggetto della chiacchierata che mi riproponevo di fare con voi oggi, era quello appunto che un po' ha accompagnato la costruzione di questo annale, cioè con lui ci siamo innanzitutto posti il problema di ragionare un attimo, tirare in qualche modo un po' la riga di quella che è la situazione attuale sull'attuale modello di sviluppo e poi di chiederci appunto però se in che modo un altro modello di sviluppo è possibile. Allora, che cosa non funziona di questo modello di sviluppo? Avete già avuto tante altre occasioni di riflessione con
colleghi, ben più autorevoli di me, in cui abbiamo tutti avuto modo di riflettere su quello che un po' è intervenuto, diciamo, quantomeno negli ultimi due decenni, dove ci sono state effettivamente trasformazioni importanti sul fronte economico e sociale a livello su scala globale. Sono cambiati gli equilibri geopolitici ed economici globali, sono entrati in scena nuovi paesi emergenti che anche solo 15 anni fa, 20 anni fa non avevano un particolare ruolo in questo scacchiere mondiale, e questo naturalmente però ha rimesso in discussione tutti quelli che sono gli equilibri e le posizioni dominanti dei paesi occidentali all'interno appunto di questo scenario globale. Si sono venuti a delineare due modelli diversi di capitalismo, come ci ricorda Branko Milanović in un suo libro recente, quello che è il capitalismo, diciamo, liberal meritocratico dell'Occidente, quello che è un po' il nostro modello di capitalismo, e quello che Milanović definisce come capitalismo politico autoritario, diciamo, ben rappresentato dalla Cina, ma presente anche in altre regioni, in particolare asiatiche. È un modello che apre naturalmente delle sfide importanti sul terreno certamente economico, ma anche e soprattutto su quello della democrazia, cioè in che modo si concilia democrazia politica e democrazia economica, se vogliamo. Terzo elemento diciamo, che caratterizza un po' lo sviluppo recente e che si sono venute ad affermare soprattutto nelle economie più avanzate, però anche nuovi modelli di produzione, di distribuzione, di consumo, anche per effetto della rivoluzione digitale, e in alcuni casi questi modelli appunto si caratterizzano per una maggiore attenzione o forse solo una maggior consapevolezza e preoccupazione nei confronti delle questioni ambientali. Cioè la questione ambientale che diciamo fino a 10-15 anni fa era in fondo oggetto di attenzione per un'elite, diciamo, di persone, per alcuni gruppi, anche di alcuni partiti politici che avevano a cuore questa questione, adesso la questione ambientale credo che sia ben presente a tutti noi e in qualche modo entra nella discussione più ampia, diciamo, delle diverse discipline. Sempre sul lato, e questo lo considero ovviamente un elemento positivo, ci sono stati progressi significativi nei paesi in via di sviluppo, questo non dobbiamo negarcelo, su dimensioni centrali per il benessere delle persone, cioè globalmente il tasso di povertà si è ridotto in maniera importante a livello globale, in qualche modo anche anticipando quelli che erano gli obiettivi quelli che ricorderete della prima agenda del Millennium Development Goals, che si riprometteva di dimezzare la povertà assoluta. Quello è di fatto l'unico obiettivo che abbiamo centrato e che abbiamo anche superato a livello sempre su scala globale. In molti paesi in via di sviluppo si sono realizzati traguardi importanti, come l'accesso universale all'istruzione di base per bambini e bambine, soprattutto, che è un aspetto in cui c'era un certo arretramento. Si è realizzato un generalizzato incremento della longevità, cioè l'aspettativa di vita alla nascita si è prolungato grazie anche al fatto che alcune malattie come la tubercolosi o la malaria si sono in qualche modo, se non risolte, quantomeno ridimensionate. È cresciuta la diffusione delle tecnologie di base anche nei paesi in via di sviluppo, penso naturalmente a tecnologie di base come la telefonia mobile o l'accesso a internet, e si è realizzata, seppur soltanto parziale e incompleta, anche un certo grado di eguaglianza di genere in aspetti importanti della vita delle persone, come l'accesso all'istruzione o il riconoscimento formale di alcuni diritti di base. Quindi ci sono stati cambiamenti, diciamo, di segno positivo, non dobbiamo soltanto vedere in qualche modo solo gli aspetti negativi di questo modello di sviluppo. Ma aspetti negativi ci sono, evidentemente, anche questi si sono manifestati. Quindi si sono rafforzati, altri fronti nuovi si sono aperti. Ne abbiamo parlato, se non ricordo male, proprio forse ancora l'anno scorso, forse 2 anni fa, anche in questo luogo, sono aumentate le disuguaglianze di reddito e di ricchezza, soprattutto all'interno dei paesi. È cresciuta in maniera significativa la sperequazione nella distribuzione delle risorse, in particolare delle risorse di opportunità e di risultati, e non solo sul terreno economico. Alle aree, diciamo, di povertà
più tradizionali, in particolare la povertà di reddito, che peraltro sono ancora presenti e sono persistenti ovunque, si sono accompagnate nuove forme di fragilità e di vulnerabilità che hanno esposto al rischio di povertà delle fasce di popolazione che un tempo tutto sommato erano al riparo da questo rischio. Questo ha aumentato il senso di incertezza, di precarietà rispetto al futuro, e questo è un problema perché forse per la prima volta nella storia umana questi problemi hanno riguardato le generazioni più giovani. Cioè si è interrotto questo flusso positivo in cui ogni generazione in qualche modo raggiungeva traguardi, risultati che non appartenevano alla generazione precedente. C'era mobilità sociale, c'era un miglioramento dei livelli di istruzione, di salute, di opportunità di lavoro per i più giovani. Ecco, questo processo positivo si è decisamente bruscamente interrotto, per cui diciamo gli elementi di fragilità e di vulnerabilità oggi sono sempre più quelli che toccano le generazioni più giovani. E allora ovviamente naturalmente poi c'è la questione ambientale, la questione del cambiamento climatico, dell'eccessivo sfruttamento delle risorse e delle conseguenze che tutti conosciamo e si stanno manifestando su scala globale. Ecco, quindi tutte queste trasformazioni in positivo, in negativo, queste ultime che ho richiamato, hanno fatto emergere alcune forme di debolezze importanti di quelli che sono gli attuali assetti socio-economici, quindi l'attuale modello di sviluppo. E ce ne sono in particolare tre che vorrei menzionare, credo che siano in realtà molti di più, però diciamo, ce ne sono tre che mi vengono in mente che secondo me sono degni della nostra attenzione e che peraltro sono connesse tra di loro. La prima, di cui abbiamo già parlato più volte, sono gli evidenti limiti del modello capitalistico globale, con il progressivo distacco fra quella che è l'economia reale, quella che produce, quella che in qualche modo riguarda il mondo dell'impresa, e l'economia finanziaria, che è quella in qualche modo, diciamo, virtuale, che ha preso però il sopravvento e il predominio sulla prima. E quindi il fatto che ci siano ormai, come dire, ci sia questo scollamento sostanziale tra l'economia reale e l'economia finanziaria, che invece vedeva una sorta di equilibrio inizialmente, come dovrebbe essere, dove l'economia finanziaria svolge una funzione di sostegno all'economia reale. Questo collegamento è venuto meno, ormai l'economia finanziaria viaggia su binari suoi, ha finalità del tutto diverse rispetto a quelle di sostenere l'economia reale, e la dimensione dell'economia finanziaria è infinitamente più grande rispetto a quello che è funzionale all'economia reale. Un altro limite del modello capitalistico, quindi oltre a questa distanza tra economia reale e economia finanziaria, è il fatto che ci sono crescenti esternalità negative, come sappiamo, generate dalle attività di produzione, certamente, ma anche di consumo e di scambio. E ritornerò poi su questa cosa più avanti. Queste questioni ormai sono questioni globali, cioè che vanno al di là dei confini nazionali, e appunto ci pongono una serie interrogativa sulla sostenibilità di questo modello di sviluppo. Tutto questo con tassi di crescita, ammesso che questo resti ancora l'obiettivo che vogliamo perseguire, che sono, sto parlando soprattutto del pre-Covid, adesso poi arriverò anche a discutere un po' quello che il Covid, in che modo il Covid ha cambiato questa cosa, però diciamo, se guardiamo anche soltanto a un paio di anni fa, tutto questo avveniva in una condizione in cui i tassi di crescita delle economie mature erano modeste, e questo destava preoccupazione. Cominciava ad essere un po' in affanno anche per le economie emergenti, cioè anche i tassi di crescita della Cina, tanto per dire, non erano più quelli del periodo precedente, e in qualche modo i costi che si associavano alle fluttuazioni, agli shock esogeni sempre più ricorrenti, erano difficili da assorbire. Pensate che appunto tutti gli osservatori lo hanno detto, la crisi finanziaria globale del 2008, noi nel nostro paese non ci siamo mai ripresi, cioè non siamo mai riusciti a recuperare quello che abbiamo perso in qualche modo da questa crisi globale. Altri paesi hanno recuperato più in fretta e meglio di noi, ma noi non ci siamo mai del tutto ripresi da quella crisi. Quindi questi shock hanno degli effetti, come dire, strutturali su molti paesi, di lunga durata.
Un secondo elemento, quindi c'è questo modello, questo limiti del modello capitalistico globale, okay? Per le ragioni che dicevo. Il secondo punto, che secondo me appunto deve, che può essere preso in considerazione, è il fatto di chiedersi se i modelli di welfare siano ancora adeguati o siano capaci di adattarsi, di prevenire, di correggere gli effetti distorsivi prodotti da queste trasformazioni. Per quanto riguarda appunto la vita personale, professionale degli individui e delle famiglie. Individui e famiglie che sono sostanzialmente diversi rispetto a quelle che erano presenti nel momento in cui i modelli di welfare sono nati. Cioè in quel momento, nel momento in cui questi sistemi di welfare, sto parlando di quelli occidentali, ovviamente in particolare di quelli europei e del modello, diciamo, europeo continentale, quando venivano pensati e disegnati, diciamo, nel secondo dopoguerra, la società era completamente differente, era diversa anche dal punto di vista sociale e demografico. L'idea era appunto che la tipologia familiare fosse quella del male breadwinner, come si dice, cioè del capofamiglia lavoratore con posizione stabile presso grandi aziende, con coperture, assistenze, forme di sostegno e di sicurezza per lui e per tutta la sua famiglia. Ecco, questa famiglia non esiste più, diciamo tranquillamente, non esiste più questo modello familiare, sono sempre meno i lavoratori impiegati stabilmente nelle grandi imprese, sempre più lavoratori atipici, precari, senza tutele, impiegati in attività produttive di piccola dimensione, isolate tra di loro e spesso solo virtuali. Tutta questa cosa della gig economy, no? Dell'economia della piattaforma ormai sta prendendo un po' sopravvento. Quindi quei modelli familiari, diciamo, convenzionali, di cui facevo riferimento prima, convenzionali tra virgolette, insomma, tradizionali, che erano prevalenti comunque nel momento in cui si venivano a formare i sistemi di welfare che noi oggi conosciamo, sono stati progressivamente rimpiazzati da modelli familiari molto diversi, famiglie spesso monogenitoriali, composte da persone anziane, molto spesso sole. Quindi situazioni e contesti estremamente differenti. In generale, però, anche i modelli di welfare nazionali e universali si sono progressivamente indeboliti e impoveriti nel corso degli ultimi anni perché considerati poco sostenibili, perché ritenuti poco efficienti, perché poco flessibili, perché in fondo facilmente sostituibili da un modello di welfare, diciamo di welfare privato, ritenuto a torto ragione, secondo me a torto, più efficace e meglio organizzato. Allora, tutto questo è proprio anche, credo, però l'esito di quello che è stata una crescente polarizzazione dei redditi e della ricchezza, che ha spinto, diciamo, i più ricchi verso le prestazioni private, in particolare nella sfera della sanità, dell'istruzione e della previdenza, facendo in qualche modo venir meno quel principio solidaristico su cui si fondavano i sistemi di welfare, che davano garanzie di copertura universale offerte a tutta la popolazione. Cioè, il momento stesso in cui si crea questa polarizzazione, c'è cioè questa critica ai sistemi di welfare, diciamo, pubblico, che garantivano però copertura universale, prende sopravvento un modello di welfare differente, su base appunto fondato su modelli di sussidiarietà o su comunque una attribuzione al settore privato di quelle che sono delle funzioni invece prima garantite con una copertura universale dai sistemi di welfare pubblici. Il terzo elemento, diciamo, può essere tenuto in considerazione è quello che le istituzioni nella nostra società attuale hanno mostrato fragilità e limiti, indubbiamente, di natura politica e di natura organizzativa, nel senso che non sono stati in grado, hanno avuto difficoltà proprio a cogliere queste trasformazioni e soprattutto le conseguenze prodotte da queste trasformazioni sul fronte appunto delle tensioni, delle fratture sociali e su quelle insicurezze individuali a cui facevo riferimento prima. Quindi, di fronte a questi cambiamenti, diciamo, le istituzioni, inteso in senso ampio, inteso come regole, come istituzioni, diciamo, di governo, ma anche come insieme di regole, di norme, che regolano appunto la vita della società e il funzionamento dei mercati,
non sono stati in grado di cogliere queste dinamiche o comunque di qualche modo, non dico di anticiparle, ma quantomeno di sostenerle e di correggerne le distorsioni. Questo è vero a livello nazionale, ma è vero anche a livello sovranazionale, cioè la debolezza in qualche modo anche dell'Unione Europea, soprattutto sto parlando sempre pre-Covid, perché poi appunto ci arriverò tra un attimo. In qualche modo il Covid ha accelerato alcune trasformazioni, in qualche modo in qualche verso anche in senso positivo. E quindi insomma queste organizzazioni politiche, economiche, finanziarie non sono state in grado appunto di, da un lato per esempio di porre un freno a quei comportamenti economici predatori messi in atto dalle imprese, in particolare dalle grandi imprese multinazionali, o talvolta da interi sistemi di paese, per esempio nel confronto dell'uso delle risorse e dei beni comuni globali. È stato inadeguato, a mio avviso, anche il tentativo di introdurre dei meccanismi correttivi o compensativi delle distorsioni create dal modello di sviluppo, tra virgolette, attuale. E mai come credo in questi anni, ripeto sempre pre-Covid quantomeno, si è creato una sorta di deficit di fiducia da parte dei cittadini in generale e soprattutto, credo che questo sia un elemento di preoccupazione, da parte dei giovani, delle generazioni più giovani, che si sono progressivamente staccate dalla politica, da riconoscere anche l'importanza delle istituzioni democratiche e di costruire appunto società globali più giuste. Quindi da tutto questo, insomma, da queste trasformazioni che si sono venute a creare si è generato anche un evidente squilibrio, secondo me, tra capitalismo, seppure imperfetto, seppure caratterizzato da tutti quei limiti di cui dicevo prima, e democrazia, anch'essa imperfetta per tutte queste ragioni menzionate. E diciamo in questo squilibrio tra capitalismo e democrazia quello che è successo secondo me è che c'è stato in qualche modo un raffermarsi e un rafforzamento diciamo del modello capitalistico distorto che menzionavo prima proprio in qualche modo come conseguenza di questa debolezza della democrazia che si è osservata in questi ultimi anni. Ecco, insomma, se questa è un po' la descrizione dello stato dell'arte in qualche modo, almeno secondo quello che vedo io, e può essere una visione imperfetta, certamente, anzi lo è, però ecco, se tutto questo avveniva, diciamo, in qualche modo descriveva, a mio avviso, quello che stava accadendo a livello globale, diciamo, pre-Covid, è intervenuto il Covid su questa situazione già così complicata e questo ha avuto degli effetti in qualche modo, rafforzando queste difficoltà e queste fragilità, in qualche altro modo forse però anche accelerando alcuni processi e questo tutto sommato potrebbe essere visto in termini positivi. Guardando prima gli aspetti diciamo negativi prodotti da questa esperienza pandemica, sicuramente c'è stato un effetto devastante in termini di vite umane e dobbiamo in qualche modo tutti quanti ricordarcelo questo, perché ho l'impressione che soprattutto negli ultimi tempi ogni tanto ce lo dimentichiamo e siamo molto concentrati sulle nostre limitazioni alle nostre vite quotidiane, dimenticandoci il numero enorme di morti che questa pandemia ha creato in giro per il mondo. Il problema, gli effetti devastanti anche in termini di salute pubblica, di conseguenze socio-economiche, direi anche psicologiche, che ha prodotto nella vita di tutti noi. È un'esperienza che ha ridimensionato e messo a dura prova tante delle conquiste positive che si sono realizzate nel corso dell'ultimo ventennio e che però allo stesso tempo ha anche peggiorato e amplificato ulteriormente quei trend negativi che già erano in atto sicuramente nel nostro paese, parlo soprattutto in termini diciamo sociali ed economici. È un'esperienza che in qualche modo ci chiede di riflettere ancora con maggiore attenzione su quelle tre debolezze che ho richiamato prima. Quindi il fatto che la pandemia si sia diffusa in maniera così rapida e così pervasiva su scala globale è proprio l'effetto in fondo di quell'assenza di confini a livello globale. E la risposta, il fatto che la risposta in termini di cura, di vaccini, di prevenzione, ma anche di ricostruzione e di ripresa degli effetti prodotti sulla,
tessuto sociale ed economico debba essere una risposta globale. Cioè il problema è globale, la risposta non può essere locale, questo sicuramente. Quindi diciamo questa idea di una società globale che ci offre opportunità, ma che ci pone di fronte a terribili sfide, ci chiede anche di trovare risposte su scala globale, direi che mai come in questi ultimi 2 anni appare evidente, credo, a tutti noi, anche quelli che immaginano che della globalizzazione si possa fare a meno. Ecco. Il secondo rafforzamento, diciamo, che vedo dalla seguito dell'esperienza pandemica è che quelle difficoltà dei sistemi di welfare che prima menzionavo, in particolare appunto per quanto riguarda la sanità, ma anche le tutele sul mercato del lavoro, sulla cura e l'assistenza agli anziani, sulla capacità di reggere dei sistemi educativi, è apparsa in tutta evidenza. Cioè mai come adesso ci siamo resi conto dei limiti della funzione, o dei problemi, insomma, delle fragilità, delle debolezze del funzionamento del sistema sanitario, del sistema educativo, delle tutele sul mercato del lavoro, ma direi che mai come adesso ci siamo anche resi conto dell'importanza di tutelare, difendere, rafforzare queste dimensioni. Quindi si sono aperti nuovi fronti, si sono chiaramente, più chiaramente manifestati alcune fondamentali esigenze delle famiglie sul fronte della sanità, dell'istruzione, dell'assistenza, del sostegno al reddito, della tutela dei lavoratori. Quindi queste cose che già erano ben presenti a tutti noi, in qualche modo si sono ampliate, si sono amplificate ed enfatizzate. Terzo punto che ho richiamato prima riguarda le istituzioni, il ruolo delle istituzioni. Ecco, io credo che di nuovo, mai come in questa esperienza, abbiamo acquisito consapevolezza che le istituzioni a ogni livello, dal comune più piccolo alle istituzioni sovranazionali, cioè il WHO piuttosto che l'Unione Europea o le Nazioni Unite, sono state messe a dura prova nella gestione di questa emergenza, tutte. E però hanno anche mostrato, abbiamo anche in qualche modo capito quanto sia importante poter contare su istituzioni presenti, che siano vicine ai cittadini, che siano in grado di coordinarsi tra di loro, la dimensione comunale con quella regionale, con quella nazionale, per esempio, per fornire risposte rapide, immediate a queste difficoltà inattese. Quindi, vuol dire, questi aspetti che hanno, come dire, sottolineato, rimarcato questi fattori di preoccupazione, hanno messo anche in luce quanto questi fattori siano importanti, che debbano trovare in qualche modo una qualche forma di risposta, una qualche forma di soluzione. Un vantaggio che io vedo in questo scenario un po', come dire, difficile in cui ci ritroviamo è che credo, spero, che ci siamo progressivamente resi conto che la salute è un bene pubblico irrinunciabile, che la sanità pubblica, in particolare una sanità pubblica di qualità, è una conquista, è una ricchezza per tutti ed è l'unico sostegno a disposizione dei soggetti più deboli. Che i farmaci e i vaccini non possono essere considerate merci, come qualunque altra merce, e che l'investimento pubblico nella ricerca di base, anche questo possiamo aprire una parentesi di quanto sia stato mortificato e annullato, ridotto, eroso progressivamente l'investimento pubblico nella ricerca di base. Ecco, credo che questo, in particolare la ricerca nell'ambito della salute, abbia mostrato che questo ha un valore, un rendimento intrinseco che supera largamente quello che è meramente il valore commerciale di questo investimento in ricerca. Quindi il fatto che salute e medicina siano beni pubblici e siano beni pubblici globali da promuovere, da difendere ovunque per chiunque, è, credo, nonostante tutto, un fatto positivo. Cioè siamo finalmente, io spero, ci siamo resi conto di questa cosa, che alcuni di noi secondo me già ben vedevano prima, ma che molta parte della popolazione secondo me aveva in realtà messo da parte in maniera acritica e in maniera anche un po' incosciente. Ora, è importante che tutti noi ci rendiamo conto invece dell'importanza di questa cosa, ma soprattutto io credo che sia fondamentale il fatto che gli stati e gli organismi sovranazionali si siano resi conto dell'importanza di questa cosa.
io credo che l'ammontare importante di risorse che sono state messe in gioco, che sono messe in gioco per esempio a livello europeo, a livello nazionale, siano appunto destinate a questi fini, a questi scopi e che siano in qualche modo giustificate proprio per sostenere questi fini e questi scopi. Quindi, come dire, dobbiamo in qualche modo anche vedere qualcosa di positivo in questa situazione certamente complicata in cui ci troviamo. Allora, dentro questa situazione appunto tremendamente complicata e difficile, credo che appunto si debbano vedere anche dei semi di cambiamento che possono portarci, spero, verso un nuovo modello di sviluppo umano sostenibile. Appunto, sostenibile in tanti sensi e umano, nel senso che sia uno sviluppo per le persone e non per il PIL pro capite. Allora, circostanze favorevoli appunto sono legate al fatto che, come dicevo, il Next Generation Europe e il PNRR, scusate, hanno messo in gioco un ammontare significativo di risorse, secondo me anche alcune idee buone, e naturalmente però con tutte le difficoltà adesso di riuscire a metterle in atto con profitto, con intelligenza e senza sprechi, che è la cosa che credo sarà quella più difficile da fare. Perché vedo da tante parti ormai una rincorsa tutti che cercano di salire sul carro di queste risorse per portare da loro parte quante più risorse possibile, spesso solo per fini di propaganda politica, mentre invece è un'occasione unica per realizzare questo modello di sviluppo umano sostenibile, e però per farlo bisogna essere molto attenti appunto ai predatori o a chi rincorre queste risorse per finalità che nulla hanno a che fare con il miglioramento delle nostre società. Secondo elemento positivo che vorrei, così voglio sottolineare l'attenzione, anche perché appunto per creare un minimo di ottimismo in questo momento, è che c'è secondo me una maggior consapevolezza da parte dell'opinione pubblica rispetto a queste questioni. E ci sono tanti movimenti, no? Di giovani, penso ai Fridays for Future, penso ai messaggi che ci arrivano anche da Papa Francesco, da molti settori della società civile che in un qualche modo hanno rimesso in moto un po' l'energia e la voglia di cambiamento, dopo un po' di anni, diciamo, di apatia o di indifferenza. Naturalmente questo ha smosso anche altre frange della società, penso movimenti Novax, di cui ne avremmo fatto, credo, tutti volentieri a meno, però forse anche questo è utile a ragionare, a riflettere in qualche modo, possibilmente in maniera non violenta, in maniera civile. Anche all'interno, diciamo, della mia disciplina, l'economia, che per molto tempo, molti decenni in qualche modo, si è rinchiusa in un perimetro molto ristretto e limitato, diciamo, di visione, anche, diciamo, nella mia disciplina c'è spazio adesso per una discussione che riguarda, per esempio, l'importanza dell'economia sociale, dell'economia circolare, della business ethics, del sviluppo umano sicuramente, insomma c'è un po' di fermento, insomma, di confronto, e invece di essere un po' additati come, insomma, un po' dei personaggi un po', come dire, curiosi che immaginano un mondo che non ci potrà mai essere o che tutto sommato non ci interessa neanche che ci sia, ecco, in qualche modo mi sembra che ci sia una maggiore attenzione, una nuova attenzione nei confronti di queste voci che esistevano già prima, ma che in qualche modo adesso forse vengono prese un po' sul serio, un po' più sul serio. Quindi in questa situazione io credo che ci sia un clima favorevole per la nascita di un nuovo paradigma di sviluppo, più solidale, più attento all'ambiente, più attento alle prossime generazioni, più sostenibile nelle attività di produzione, di consumo, di distribuzione, più attento alle persone, a quella fioritura umana di cui Ferruccio ieri sera parlavamo nella commemorazione di Salvatore alla Fondazione Feltrinelli, e anche ad un coinvolgimento più attivo delle persone, quello che appunto viene definito con il termine di agency, cioè non siamo solo soggetti che devono consumare per essere funzionali al sistema in cui siamo inseriti.
siamo persone che possiamo avere un ruolo di attore, di agency, appunto, all'interno di questi modelli di sviluppo. Ora, la domanda qui, la grande questione è un'utopia? Ieri, di nuovo, ieri sera, un'altra delle parole chiave emerse nella commemorazione per Salvatore. È un'utopia? Beh, darsi che lo sia, però, come ci diceva ieri sera Davide Bidusta, le utopie sono quelle che ci fanno camminare in avanti, quelle che ci segnano, in qualche modo ci danno la via, no? Lungo la quale camminare, quindi comunque vale la pena di esplorarle, queste utopie. Ci sono, a mio avviso, esperienze ed esperimenti che sono un po', come dire, sparsi qua e là, in vari settori, in vari paesi, in vari ambiti, ma ci sono esperienze che possono essere interessanti. E la questione è appunto in che misura queste esperienze, questi fermenti che nascono qua e là possono diventare, se non l'approccio dominante, però diciamo possono avere in qualche modo una loro visibilità e una loro estensione e una loro, come dire, capacità di essere ripensati e diffondersi in altre sfere, in altri contesti, in modo tale da farlo diventare un paradigma importante, prevalente per le nostre società. E questo è un po' l'obiettivo di quell'annale di cui vi parlavo. Cioè, l'idea è proprio quello di chiedersi se questo nuovo paradigma di sviluppo può essere governato da nuove regole del gioco, cioè è possibile immaginare un concetto, un'idea di democrazia economica da affiancare e magari che possa essere utile a rafforzare reciprocamente anche quella che è la democrazia politica e la democrazia sociale. Quindi questi sono un po', diciamo, i temi dell'annale. Ferruccio, posso andare avanti? Vogliamo riflettere su questa cosa prima che io passi magari a raccontarvi di quello che cerca di discutere l'annale? Non volevo, appunto, come ti dicevo prima, fare un noioso monologo a distanza, poi deve essere anche peggio, forse, non lo so. Quindi se vi sono magari, ecco, prima di passare al contenuto dell'annale, se qualcuno ha voglia di fare qualche riflessione, qualche domanda o vogliamo ragionare un po' su queste cose che ho provato a portare alla vostra attenzione, ne sono lieta. Dimmi tu, Ferruccio, lasciate la regia. Sì, va bene, seguiamo questo suggerimento tuo. Vediamo un attimo se ci sono, come dire, delle prime domande rispetto a quella, al quadro generale che tu hai tratteggiato. Vediamo. Più che le domande, mi piacerebbero proprio le considerazioni e riflessioni. Mi piacerebbe sapere, come dire, un po' mettere. La domanda è il microfono, Maurizio. No, no, perché preferisco che sia tutto registrato. Scusami, è proprio una questione di funzionalità. E poi temo che non sentano, se no, quelli che sono. Maurizio, dove sei finito? Col microfono? Aiutatemi a rintracciare Maurizio che si è volatilizzato. Scusa, Enrica, un attimo. No, nessun problema. Come ti dicevo, mi piacerebbe davvero quasi però avere una conferma se le cose che vi ho detto in un qualche modo vi trovano d'accordo o se pensate che sia un po', come dire, distaccato dalla realtà che è sotto i nostri occhi. Realtà, io anzi, quello che poi se ne parliamo, vorrei che mettessimo bene a fuoco, come dire, che questo sarà frutto di contrasto e di lotta politica, ecco, poter andare nella direzione che tu hai indicato. Questo è il punto che forse Io la domanda non l'ho mai sempre scritto, dovrebbe Ferruccio. mettere in risalto. Prego, ecco qui, benissimo. Mi dici anche il nome, così ci conosciamo un po' Allora, io sono progressivamente. Pia Carbone. Sai che non l'ho sentito? Ecco, grazie. Sono Silvia Carbone. Silvia Carbone, benissimo, Silvia. E sono un architetto e lavoro al Policlinico Ospedale Sì. Maggiore. Allora, il tema della sanità chiaramente mi interessa moltissimo anche perché politicamente sto cercando di portare avanti, insomma, di affrontare questo tema, questo dibattito che poi è aperto, insomma, in relazione anche alla revisione della legge regionale sulla sanità. E mi è piaciuto quelle quattro parole che sono state dette, chiaramente mi hanno subito colpito e la domanda è questa, per arrivare, diciamo, al dunque, se per esempio il PNR, il dibattito che c'è anche appunto sul PNR,
potrà fare, diciamo, portare un cambio di passo sulla sanità pubblica, perché adesso la riforma, diciamo, regionale parla, praticamente parte equiparando la sanità pubblica a quella privata. Non ci siamo, ecco, non ci siamo a maggior ragione, poi io sono arrivata un po' tardi, ma su tutti gli aspetti che stava accennando prima, cioè sulla crisi in cui siamo immersi, sulle difficoltà che stiamo attraversando. Grazie, cioè proprio è un contrasto allucinante. Grazie, si è toccato un punto decisivo, decisivo il nostro argomento. Vediamo se ci sono altri qui, se no ci sono richieste di domande. Le abbiamo scritte, Ferruccio? Sì, ho visto, in realtà. Ah, okay. Scusa. È una lunghissima domanda, ma prendi tu la parola allora, dai. Sei stato il primo che ti si è che ha cominciato a chattare. Prego, a te la parola, vai. Sei sparito? Pronto? Non riesco. Che è successo? Credo debba solo. Ah, no, se, però si è. Sì. Bloccata l'immagine, forse. Niente, non c'è. Allora, per Giorgio Daniele, con raccomandazione per Giorgio, come dire, essere breve. Lo dico perché appena dico per Giorgio, quindi dico, mi raccomando, digli che sei un po' breve, ecco, io obbedisco alla richiesta. Per Giorgio, a te la parola. Che sei? Come mai non No, io volevo solo porre una riflessione. Allora, in questi giorni ho iniziato a leggere il libro Oceani di Rowling. E il primo capoverso del primo capitolo, Origini, mi ha letteralmente scioccato, culturalmente, diciamo, a livello di riflessione. Allora, la presenza della specie umana su questo pianeta da 11.000 anni a questa parte, da quando da nomade è passato a stanziale, 11.000 anni rispetto alla vita del pianeta è pari a mezzo battito di ciglia. Cioè praticamente la specie umana appare su questo pianeta e rispetto a un'evoluzione del pianeta e della natura, delle specie, eccetera, del pianeta, che è effettivamente estremamente relativa. Cioè, io ritengo che tutta l'analisi che lei ha fatto, su cui pienamente mi ritrovo oggi, sia dal punto di vista di analisi, cioè dal punto di vista di analisi scientifica della nostra realtà umana, società capitalistica, eccetera, eccetera, alla fine io dico, ma qual è il problema sostanziale della nostra specie per sopravvivere su questo pianeta? E la domanda in certo senso è questa: forse per superare il continuo dilemma tra, come lei ha definito giustamente, utopia, riusciremo a superare queste contraddizioni strutturali, eccetera, eccetera, rispetto a quello che stiamo vivendo oggi, il futuro delle generazioni, eccetera, eccetera. Se non vale la pena che la scienza e la filosofia, non dico la politica che è subalterna alla scienza e alla filosofia, sempre stata, non si ponga un punto di vista scientifico di evoluzione della specie. Cioè, il problema, secondo me, se uno prende questo punto di vista della nostra specie, è che per sopravvivere su questo pianeta, almeno questa è la riflessione, perché possano sopravvivere 7 miliardi oggi di persone, la condizione naturale delle specie di sopravvivenza su quel pianeta è la condivisione di regole nell'utilizzo delle risorse del pianeta da parte di 7 miliardi di persone. Se non c'è questa condivisione, che nella storia umana non c'è mai stata, e forse questa è l'utopia, se la coscienza collettiva nostra riesce a darsi una regola di utilizzo delle risorse
che permetta di regole, che permetta di utilizzare le risorse del pianeta in tutti, l'alternativa è semplicemente la distruzione di una parte contro un'altra. Okay, cioè okay. Il discorso, se noi acquisiamo nella coscienza collettiva, diciamo, della nostra società, il punto di vista dell'evoluzione della nostra specie, questo ci può far permettere di capire che miliardi di formiche o milioni di api riescono a convivere in un ambiente nell'utilizzo delle risorse quando tra di loro c'è un sistema che la natura in questo caso ha dato di distribuzione di ruoli eccetera eccetera ben precisa. La specie umana, finisco, la specie umana proprio perché vive della sua coscienza, della sua, e quindi le regole se le dà lei, il problema è che c'è solo da lavorare perché una coscienza collettiva, come si usa dire oggi, della specie umana si dia una distribuzione di produzione, di regole, di utilizzo delle risorse che comprenda tutti gli 7 miliardi di persone. Altrimenti il conflitto, la guerra, eccetera, è nella nostra natura. Questa è la riflessione che volevo dire. Qui l'acquisizione di un punto di vista scientifico di evoluzione della specie. Per Giorgio, scusami, più che una domanda è una riflessione a tutto campo che tu hai fatto su una enorme questione. Devo dire, riflessione. No, ma la dottoressa, la professoressa Chiappero ha chiesto anche delle riflessioni, mi sembra. Sì, vero, sì. Confermo. Confermo. In realtà qualcosa del genere è anche la domanda di Graziano Camanzi, perché io, come ce l'ho qui a fianco in chat, più che una vera e propria domanda, e questa è una riflessione, ma insomma la riassumo in questo modo. Dopo la Seconda Guerra Mondiale si era affacciata anche in quel momento l'esigenza di dare a tutti diritti, e Roosevelt ce l'ha fatto interprete negli Stati Uniti d'America in qualche modo come alfiere di una parte di mondo che voleva garantire a tutti, ma perché quelle promesse a un certo punto non si sono più realizzate? Questo è il senso della domanda di Camanzi. C'era anche Colloca, mi sembra che voleva dire qualcosa, è esatto Colloca? Sì, no, non lo so, solo che non era una... Sì, volevo dire semplicemente, non attivo il video perché avendo una connessione molto bassa, molto... Sì, ma capisco, signorina. Allora, no, non condivido l'ottimismo quando la professoressa diceva siamo in una situazione... migliore di prima e cito brevemente due sole cose, cioè sull'ambiente il risultato della COP26 è stato disastroso e anche questo secondo me impresentabile ministro della transizione ecologica, l'unica cosa che sembra prevedere è un ritorno al nucleare sia pur diciamo parziale, ecco. Okay. E per quanto riguarda la sanità, l'altro elemento di pessimismo è che nella nota di aggiornamento al DEF è previsto un taglio degli investimenti. Se nel 2021 sono stati messi diversi miliardi sulla sanità, per il 2022 è previsto un taglio, se non vado errato, di 3 miliardi e per il 2023 ancora di più, quindi un totale se ricordo bene le cifre, di meno 6 miliardi nei prossimi anni. Quindi, non lo so, io mi auguro che si possa ancora parlare di ottimismo, ma stando così le cose, almeno su questi due, diciamo, importantissimi settori, non posso condividerlo, ecco. Grazie. Grazie. C'è anche Enrico che vuol fare una domanda. Io mi limito a una domanda. Volevo un pochino che la professoressa mi abbinasse un po' questa riflessione che ha fatto a un aspetto che è quello legato alla concorrenza. Il ragionamento che mi sembra, che tra l'altro anche in questo periodo si sta
pesantemente discutendo, il rapporto tra pubblico e privato. Lo diceva anche la signora che parlava di sanità prima, ma non riguarda solo la sanità, riguarda il problema dei trasporti, riguarda il problema, diciamo, di molti settori. Allora, in atto il governo Draghi sta facendo la legge sulla concorrenza, no? E i nodi che si vanno a cogliere sono un po' questi, quelli che diceva tra l'altro il professor, il ruolo delle istituzioni e quindi come la politica pensa alla concorrenza, il ragionamento che faceva sul welfare, perché ovviamente su tutto questo ragionamento sociale è pesantemente dentro, come la sanità. Ecco, allora vorrei, e ho finito, che abbinasse un po' questa riflessione interessantissima che ha fatto, è stata una seria, diciamo, analisi un po' di tutta una vicenda della storia non solo italiana, però la mettesse anche un po' in luce rispetto ai passettini che si stanno facendo oggi, a prescindere poi che si sia ottimisti e pessimisti. Grazie. Grazie a te. C'è anche Roberto Castelli. Roberto... Posso dire la voce se vuoi? Preferisco, sì. Sì, d'accordo. Mi sembra che il nuovo modello che la professoressa prospetta si poggi su due gambe, una nuova democrazia economica e anche una nuova democrazia politica. Le chiederei se può approfondire questo rapporto, perché ci vedo un po' la storia dell'uovo e della gallina, che cosa viene prima delle due. Grazie. Grazie. C'è Silva o Silvia. Una domandina anche. Silva o Silvia? Silva. Silva. Sono Silvana Pervilli. Ciao Ferruccio. Posso fare una domanda? Prego, prego, vai. Allora, noi parliamo sempre dei perché bisogna fare alcune cose, quali sono i problemi, quelli li abbiamo abbastanza chiari. Io chiederei di parlare un po' di più, se possibile, di i per chi, cioè quali sono i gruppi che soffrono di più per quei problemi che abbiamo davanti, perché non sono 7 miliardi di persone che vengono sterminati da alluvioni o cose, ma sono di più certi gruppi di culture diverse. Questo perché è vero che ci vorrebbe l'universalismo e le soluzioni globali, ma stiamo attenti ai problemi tipo esportazione della democrazia, insomma, ognuno poi ha un modo diverso di vedere. Questo vale anche per i farmaci. Non si può non avere la brevettabilità in un paese, in Italia, fino agli anni 50, se non ricordo male, del secolo scorso, non erano brevettabili i farmaci, ma questo significa che uno paga la ricerca e tutti ne beneficiano. Quindi anche lì bisogna trovare sì una soluzione globale, ma sarà fatta in modi diversi. C'erano delle proposte, Bersani, il Partito Democratico, ne aveva avanzate a suo tempo, di un'agenzia mondiale. Ecco, perché non indichiamo un po' meglio chi deve fare le cose, cosa costano, chi deve sopportare quei costi? Perché se parliamo solo dei problemi e delle cose, io credo che difficilmente il nostro cammino, è vero che l'utopia ci porta in avanti, ma se andiamo in avanti senza vedere in concreto, possiamo trovare un burrone, quindi era quella la mia domanda, possiamo avere un pochino più quelli che sono i progetti concreti per la soluzione. Io rimanderei allora a Enrica. Enrica, ci, come dire, come vedi, domande e interrogativi che hai sollevato sono davvero notevoli. A te la parola, Enrica. Pronto? Eccoci, eccoci. Ok, mi sento ora, abbiamo forse perso un attimo. Ora no, ci siamo perfettamente. Posso provare, non dico a rispondere perché è assolutamente impossibile, però quantomeno a dare qualche spunto in più rispetto alle tante sollecitazioni che sono state avanzate.
Credo che Ferruccio, se li trattassimo tutti, tu avresti già il programma fatto per la prossima scuola, nel senso che credo che tutti i punti toccati siano rilevanti. Non sono ovviamente in grado di affrontare, non solo per ragioni di tempo, ma anche per ragioni di capacità, nel senso che richiedono competenze sicuramente più specifiche di quelle che ho io. Capisco bene che sono tutti punti rilevanti. Allora, provo soltanto non a dare una risposta, ma soltanto a pescare qua e là da qualche osservazione fatta. Allora, l'idea di questo incontro era quella di delineare un po' una visione generale di quello che è e provare a delineare in maniera molto ingenua, forse anche ingenua, quello che potrebbe essere attraverso, e questo arriverò adesso, diciamo, nella seconda parte di questa mia conversazione, di quelle che potrebbero essere delle piccoli semi, diciamo, di cambiamento che potrebbero essere inserite qua e là. Credo che però, anche da ciò che voi dite, mi sembra che ci siano due livelli di discussione. Uno è quello di dire che cosa la politica, i governi, gli organismi sovranazionali possono fare all'interno di queste sfide globali così complicate. E queste sono sicuramente questioni difficili, complicate, che soffrono un po' di quel deficit di fiducia di cui parlavo prima, di cui tutti un po' noi siamo immersi, no? Nei confronti delle istituzioni. Abbiamo una politica in grado poi di realizzare dei progetti, dei modelli di sviluppo diversi? Siamo in grado di regolamentare a livello globale quello che è il mercato di farmaci o il mercato dei vaccini? Siamo pronti per individuare quei meccanismi, quelle regole di cui richiamava per esempio Pier Giorgio sull'utilizzo delle risorse disponibili sul pianeta, come facciamo a mettere sul tavolo le istanze di 7 miliardi di persone, soprattutto se queste vengono rappresentate da governi, da istituzioni che spesso sono completamente distaccate da quei 7 miliardi di persone, perché secondo me è questo anche il problema. Ciò che avanzano, voglio dire, i policy makers e i rappresentanti politici dei vari paesi, non è sempre la sintesi corretta di quello che le persone sentono e vogliono. Cioè, in che misura, adesso non so, questo governo, ma anche quelli appena di poco precedenti, erano in grado di cogliere quelli che erano questa piccolissima comunità che è qui oggi a riflettere su queste cose. Probabilmente il distacco era enorme e ci sentivamo tutti abbastanza poco rappresentati, con un'agenda di priorità che era molto diversa rispetto a quella che avevano in mano i nostri rappresentanti politici. Questo può essere ancora più vero se immaginiamo la scala sovranazionale. Quindi c'è questa questione che da un lato al tavolo appunto della COP26 piuttosto che delle altre grandi occasioni, diciamo, di confronto a livello globale, siedono rappresentanti che in qualche modo non si sa fino a che misura, fino a che punto rappresentino la voce di tutte queste persone e quindi difendono effettivamente le ragioni e le istanze delle popolazioni e soprattutto di quei gruppi più vulnerabili a cui faceva riferimento Silvana, cioè c'è anche un po' un problema di rappresentanza da questo punto di vista, no? Politica di quelle che sono, che pensiamo che siano minoranze, in realtà spesso sono maggioranze in un paese, ma visto che sono i più vulnerabili non hanno voce, non hanno gioco in capitolo. Quindi c'è sicuramente questa cosa. D'altra parte, noi abbiamo bisogno di queste rappresentanze, di queste istituzioni, di questi tavoli, non fosse altro che per provare a costruire un dialogo difficile, difficilissimo, lontano dall'essere adeguato e sufficiente, però ecco, credo che questi tavoli, seppure alla fine poi quello che riescono a produrre è poca cosa, però siano comunque necessari, o meno faccio fatica a trovare altre modalità attraverso le quali si possono cercare di rendere compatibili le diverse esigenze. È un'occasione per parlarne e questo secondo me comunque ha un impatto sull'opinione pubblica perché ci fa riflettere su queste tematiche. E qualche risultato lo produce, certo sempre limitato rispetto a quello che vorremmo poter vedere,
però mi chiedo quale potrebbe essere l'alternativa. Non credo che l'alternativa sia quella di cancellare queste occasioni di riflessione e di discussione, per quanto siano piccoli passi, sono sempre passi, spero, non indietro, quantomeno in avanti. E questa era, siamo la sfera, diciamo, alta, alta nel senso non nobile, ma nel senso alta dal punto di vista delle responsabilità politiche. E però poi dall'altra parte ci sono le persone. Professoressa Enrica, l'alternativa della storia umana è la guerra, l'alternativa è la distruzione reciproca. Spero che questo... Io qualcuno appunto diceva, la mia visione è... Silvio diceva, non condivideva l'ottimismo, ha ragione, e io però non vorrei, se mi permette, vorrei condividere il pessimismo, non perché non credo che questo sia possibile, purtroppo è tragicamente possibile nella storia dell'uomo, ed è ciò che è accaduto. Però non dobbiamo immaginare che necessariamente questo è quello che avverrà, perché sennò perdiamo ogni motivazione a cercare di fare in modo che questo non avvenga. Cioè proviamo in qualche modo a immaginare che qualcosa le nostre riflessioni possano servire, le nostre riflessioni e anche le nostre azioni, anche se certamente sono, vuol dire, piccola, piccolissima cosa rispetto a queste domande enormi che lei, Pier Giorgio, poneva e che io comprendo e condivido pienamente. C'era Silvio, se non ricordo, era Graziano, che non è riuscito a parlare, però scriveva questa sua considerazione dicendo: nel 1944 Roosevelt già diceva tutte queste cose qui, sono passati 80 anni, siamo ancora qui a interrogarci sulle stesse cose, forse c'è qualcosa che non funziona. E sì, sono d'accordo, è vero, e devo dire che la cosa interessante è che forse proprio perché si veniva fuori da queste guerre, da queste catastrofi, la catastrofe della Seconda Guerra Mondiale, almeno nelle intenzioni, diciamo, la visione politica delle classi politiche dell'epoca, di chi in qualche modo doveva riscrivere le regole del gioco, aveva una visione molto chiara. Ora, la situazione in cui ci troviamo adesso non è di una vera e propria guerra, ma certamente questa pandemia ha rappresentato una sorta di guerra, perché ha messo al di là delle vittime che ha generato, le conseguenze che ha creato non sono tanto diverse da quelle di una guerra. È una guerra a livello globale, a livello mondiale. Quindi, pur essendo una situazione differente, e io qui in questo senso sì, sono forse ingenua e ottimista, però vorrei provare a pensare il fatto che questa esperienza ci ha posto comunque, ha riposto in maniera prepotente sul tavolo alcuni interrogativi, e ora come allora ci possa essere spazio per una visione, cosa che secondo me non c'è stata, perché dagli anni 50 in poi, cioè passata l'euforia della crescita economica, del boom economico degli anni 60, che ci ha creato l'illusione che tutto fosse possibile, che questa crescita, questo sviluppo ci avrebbe portato chissà dove, adesso ci ritroviamo a vedere i danni, le conseguenze di questo eccessivo sviluppo per alcuni, di questo mancato sviluppo per molti altri. E c'è voluta una crisi pandemica come questa del Covid per farci vedere quali sono le fragilità e le debolezze, i rischi, le conseguenze, e forse in qualche modo, ecco, in questo intervallo che è intercorso dal secondo dopoguerra ad un lungo periodo in cui secondo me a livello internazionale e a livello nazionale le visioni sono state ben poche e ben, come dire, limitate e un po', come dire, modeste o forse assenti in alcuni casi. Ecco, forse adesso ci possa essere spazio almeno per una discussione sul fatto che una qualche visione invece ci serve, che è un po' quello che diceva anche Pier Giorgio, cioè interroghiamoci nuovamente sulla sostenibilità di questo modello di sviluppo per un mondo complicato, complesso e interdipendente, cioè che interagisce molto di più di quanto non avvenisse in passato. Quindi l'ottimismo che io vedo, e che forse è mal riposto, però è nel fatto che ci possa essere spazio per riavere attenzione su queste dinamiche, su questi aspetti, che ci sia una responsabilità a cui sono chiamati gli organismi internazionali, gli organismi sovranazionali e i governi nazionali per quello che potranno fare. Poi per quello che potranno fare sappiamo, abbiamo poca,
forse poca fiducia, speriamo in qualche modo di essere smentiti da questo punto di vista. Però, e questo riguarda invece la seconda parte della conversazione che volevo fare, c'è anche da chiederci cosa possono fare le persone, no? Cosa possono fare, cioè cosa possono fare i cittadini e che cosa soprattutto possiamo come dire, aiutare a fare le generazioni più giovani. Attenzione, l'ottimismo è una sciocchezza, me ne rendo conto, però il pessimismo fa danni, cioè fa danni soprattutto per chi, i più giovani che sono presenti anche oggi tra noi, non devono trovarsi in qualche modo sopraffatti da questa ondata di pessimismo, devono trovare qualche spazio di azione, no? E in qualche modo, se possiamo fare qualcosa, dobbiamo cercare di creare delle condizioni perché questo spazio venga creato. Quindi, al di là del fatto di sperare di avere rappresentanti politici più accorti, che abbiano la capacità di una visione, che siano in grado di fare un passo indietro da dove serve e un passo avanti dove invece occorre, per cercare di creare in qualche modo un modello, le regole del gioco, perché si possa affermare un modello di sviluppo diverso, perché i modelli di sviluppo non si creano a tavolino nella COP26 o le Nazioni Unite o anche nel disegno un DEF o nel disegno del PNRR. Si creano generando regole del gioco che permettano agli attori, imprese, consumatori, cittadini, tutti, di avere comportamenti diversi, di mettere in atto comportamenti differenti. È questo che dobbiamo chiedere. Quindi, in qualche modo, il modello di sviluppo non è una cosa che si disegna in un documento politico o in un'agenda internazionale. Si creano le condizioni perché questo avvenga, si creano le regole del gioco e quello che appunto credo che dovremmo fare è cercare di fare in modo che queste regole del gioco aprano spazi di azione per tutti, in particolare per i più giovani o per quelli che hanno meno voce, per quelli più vulnerabili, per quelli che in qualche modo rischiano di pagare il prezzo di questo modello senza mai poter avere voce in campo nella costruzione di questo modello. Quindi è questa un po' la mia prospettiva, cioè non credo, non sono ottimista, ma non sono così ingenua di pensare che qualcuno ad alti livelli costruisca un mondo che è quello ideale che noi abbiamo in mente. Non è così che funziona. Però quantomeno che ci sia una maggiore accortezza nel definire quelle che sono appunto le regole del gioco definire, questo spero di sì, e in questo senso credo che ci debba essere una richiesta chiara in qualche modo, con un modo però, come dire, conciliare un sano realismo, se non diciamo non il pessimismo, ma un sano realismo rispetto alla difficoltà di queste sfide, ma anche un briciolo di ottimismo, non fosse altro che per trasmettere, per infondere un po' di speranza nelle generazioni più giovani. Sarà che forse, insomma, il mestiere che faccio, che è quello che mi porta in classe tutte le mattine a fare lezione a queste generazioni di diciannovenni, ventenni, che in qualche modo si avvicinano, si affacciano al mondo, in qualche modo ecco, è un po' una responsabilità che sento. Insomma, vorrei evitare di andare in aula e raccontare solo disgrazie, che pure ci sono. Parto dalle disgrazie, però in qualche modo cerco anche di provare a dar loro qualche ragionevole speranza, ecco, questo è un po' il punto di vista. Con questa cosa però, che mentre è importante criticare giustamente e in maniera anche molto forte, se occorre anche scendendo in piazza, in maniera civile però, facendo queste azioni in qualche modo di espressione di questo malcontento, di questa insoddisfazione verso il modo in cui la classe politica imposta queste regole del gioco, dall'altra parte però io credo anche nella responsabilità individuale, che è responsabilità individuale di tutti noi, no? Nel fare la nostra parte. E in questo senso credo che questo sia il messaggio da dare ai ragazzi, alle generazioni più giovani, perché se gli diamo il senso che tutti sbagliano e noi non abbiamo responsabilità dirette, credo che questo sia molto pericoloso, in qualche modo. Credo che, insomma, ecco, richiamare i giovani ad un po' di speranza, ma anche al senso di responsabilità rispetto alle loro azioni, perché il nostro intervallo di azione in questo mondo è limitato, sicuramente più limitato del loro, e quindi sono loro che devono in qualche modo giocare un ruolo più attivo.
Quindi mi scuso, non ho, come vedete, non sono stata in grado di rispondere alle vostre domande, ma semplicemente ho forse cercato di, in qualche modo di provare a mediare un po' quelle che sono le vostre osservazioni che apprezzo, condivido molto, con quella che è un po' il mio punto di vista limitato e parziale che ha guidato un po' la pensare a questa conversazione. Ora, se siete d'accordo, se Ferruccio mi dà via libera, volevo provare un po' a, appunto nella pars construens, come si dice, cercare di invece raccontarvi un pochino quello che è stato un po' il ragionamento che ha guidato questo annale e un po' alcuni di questi contributi che sono all'interno di questo lavoro. Sono tanti in realtà, però magari me ne racconto soltanto alcuni, cercando soprattutto, se siete d'accordo, di provare a mettere un pochino più a fuoco quello che è il concetto di democrazia economica, perché forse ci aiuta un po' anche a sistematizzare un po' meglio quello che dicevo. Ferruccio, cosa dici? Va benissimo. Procedo? Cerco di arrivare abbastanza a una sintesi veloce, così poi... Ti hai accennato cosa possono fare i cittadini, ecco, se... In queste cose mettessi l'accento su questo, è un punto molto molto interessante che aiuta anche poi a organizzare meglio il ragionamento. Quindi ecco, solo questo piccolo spunto in più che ti do. A te la parola, Enrica. Grazie Ferruccio. Sì, perché è un po' questo il senso, no? Quando abbiamo pensato al concetto di democrazia economica. Allora, intanto, che cos'è questa roba della democrazia economica di cui stiamo parlando? Non so quanto sia evidente a tutti, anch'io quando ho iniziato a ragionare un po' su questa cosa sono andata a vedermi un po' il dibattito in letteratura e devo dire che era abbastanza datato, abbastanza circoscritto, adesso dirò in che senso, ed era questo che aveva fatto nascere un po' in Salvatore e in me l'interesse a cercare di metterlo un po' meglio a fuoco. Allora, così come in qualche modo la democrazia politica dovrebbe avere come scopo quello di determinare un sistema di pesi e di contrappesi per il potere politico e presuppone l'esercizio del diritto da parte dei cittadini di partecipare attivamente all'arena politica, indipendentemente dal proprio status, questa è un po' la definizione di democrazia politica, diciamo, nell'era moderna, quindi indipendentemente dalla propria condizione socio-economica, dal proprio genere o da ogni altra caratteristica che ci distingue. Allora, la prima idea, diciamo l'idea più semplice, è quella di trasferire questa definizione di democrazia politica sul terreno della democrazia economica, quindi semplicemente sostituendo il termine politico con quello economico, in modo tale che, insomma, l'idea di democrazia economica possa essere intesa come la ricerca di un sistema di pesi e di contrappesi per il potere economico, il che presuppone l'esercizio del diritto da parte dei cittadini di partecipare attivamente nell'arena economica indipendentemente dal proprio status, cioè dalla propria condizione socio-economica, dal proprio genere o altro. Quindi in qualche modo è ripensare questa definizione nell'arena economica, che apparentemente, diciamo, è facile, basta sostituire una parola con un'altra, ma... Come potete immaginare, da un punto di vista della realizzazione può essere complicata. Non che la democrazia politica sia facile da realizzare, ma certamente non lo è la democrazia economica. E allora l'idea era un punto che forse anche Roberto, se non ricordo male, aveva chiesto di puntualizzare un po' meglio, è che questa democrazia politica, questa idea di democrazia economica si affianca, in qualche modo non può prescindere, secondo me, anche da quella che è una concetto di democrazia sociale, cioè in qualche modo una democrazia caratterizzata da un ethos egualitario che riconosce e che chiede di riconoscere uguale valore alla persona e tra le persone. Cioè, se non c'è questa idea di eguaglianza sostanziale, diciamo non solo formale, tra le persone, tra il valore che viene attribuito alle persone e tra le persone indipendentemente dalle loro caratteristiche, è difficile immaginare di realizzare la democrazia economica, ma anche la democrazia politica. Allora, queste tre sfere sono legate tra di loro. Secondo Sartori, che in qualche modo aveva un po' toccato questa cosa
il suo punto di vista, forse anche perché è un politologo, e che la democrazia politica sia condizione necessaria, in qualche modo sovraordinata all'esistenza delle altre due. E in effetti, se guardiamo in chiave storica, c'è un contributo nell'annale che lo fa, di guardare a quello che è successo in particolare nelle socialdemocrazie scandinave. In effetti c'è stata una sorta di sequenza, no? Che parte dalla democrazia politica per poi arrivare alla democrazia economica. E in effetti in queste parti dell'Europa l'affermazione della democrazia politica è avvenuta attraverso il suffragio universale, attraverso i diritti di cittadinanza, ha portato successivamente a una democrazia sociale che in qualche modo riconosceva principi di, per esempio, di sicurezza sociale e di giustizia distributiva, quindi fondata su un principio di eguaglianza sostanziale tra le persone, per poi trovare grosso modo a partire dagli anni 70 un suo quantomeno parziale completamento nelle forme di democrazia economica. In particolare però, e questa è un po' l'origine della democrazia economica, diciamo, nella nostra storia economica moderna, applicata principalmente alla gestione delle imprese. Sostanzialmente attraverso il diritto, riconoscimento del diritto di coproprietà e di codecisione da parte dei lavoratori. Immagino che tra l'altro Lorenzo Sacconi abbia toccato questo tema proprio forse in una delle prime lezioni della scuola, il cui titolo, se ho visto bene, era proprio quello della democrazia economica. Corretto? Correttissimo, sì. Ok. Bene, quindi diciamo di democrazia economica applicata all'impresa ne avete già avuto modo di parlare con Lorenzo. Ecco, questa relazione fra queste tre dimensioni, diciamo, di democrazia, fra queste tre sfere, hanno, credo appunto di nuovo ancora una volta, nella storia più recente, hanno mostrato come quali fossero i loro legami, quale fosse l'importanza del loro legame, ma anche quale fosse la debolezza in qualche modo che si osservava. E in qualche modo dalla relazione tra queste tre sfere è emersa più che altro una spirale più virtuosa, direi, che più viziosa che virtuosa. Ci sono due annali in particolare della Fondazione che sono stati pubblicati, il primo nel 2010, dedicato alla democrazia politica, e il secondo nel 2019. Il primo era stato curato da Alessandro Pizzorno, il secondo, quello del 19, da Nadia Urbinati. Hanno messo in luce appunto questi legami e le difficoltà in qualche modo delle democrazie occidentali di rispondere a un capitalismo senza redini, come lo ha definito Fabrizio Barca e Enrico Giovannini, che ha finito sostanzialmente per occupare progressivamente, in qualche modo anche in maniera un po' predatoria, quegli spazi lasciati vuoti dalla politica. Cioè sempre più, diciamo, la sfera economica è entrata in gioco, erodendo spazi alla dimensione della democrazia sociale, in alcuni casi anche della democrazia politica. E il risultato appunto, quello di, come ho già discusso inizialmente, è quello di questo squilibrio fra potere politico e potere economico a tutto vantaggio del secondo, con tutte quelle, quell'incremento di disuguaglianze sociali e economiche di cui abbiamo parlato, e proprio appunto diseguaglianze che hanno toccato quei soggetti più vulnerabili e più marginalizzati, che si sono trovati in qualche modo proprio più ai margini della democrazia politica, in fondo anche questa distanza dalla sfera della politica, questa indifferenza a partecipare all'arena politica anche solo attraverso il meccanismo del voto è sintomatico in qualche modo di questa spinta verso i margini che il sistema economico ha condotto queste frange, queste fasce di popolazione più debole. La stessa cosa è appunto l'erosione dei diritti nell'ambito della sfera della democrazia sociale, e questo in qualche modo ha radicalizzato la posizione di queste fasce più vulnerabili, più marginalizzate, appunto alle margini dell'arena politica, dell'arena economica, dell'arena sociale. Quindi questo direi che è abbastanza, come dire, interessante vedere, e appunto l'annale in un paio di capitoli fa questo tipo di analisi, da cercare di mettere in relazione queste tre sfere.
Un secondo modo però di guardare alla democrazia economica, e forse questo è anche abbastanza ricorrente, è quello di farlo attraverso la prospettiva del diritto di proprietà. Quindi anche qui ci sono precursori illustri tra economisti, filosofi e teorici politici che si sono misurati sul difficile terreno della proprietà dei mezzi di produzione e della gestione delle risorse comuni, in particolare sulle risorse comuni penso a Elinor Ostrom. Sono temi che sono certamente ricompresi nel significato della democrazia economica in questa accezione un po' più ampia. Il contributo forse più noto, più conosciuto e specificatamente indirizzato a rafforzare l'idea di uguaglianza politica e di democrazia, riducendo proprio queste diseguaglianze che nascono sul terreno dei diritti di proprietà e di controllo delle imprese, è quello che è stato offerto da Dahl, che scrisse nel 1985 un libro sulla democrazia economica, un piccolo libricino che però è appunto è uno delle pochi contributi diciamo non troppo numerosi che sono stati dedicati a questo tema. L'intento di Dahl è quello di suggerire in quel libro appunto forme alternative di proprietà e di controllo delle imprese che possono rafforzare l'uguaglianza e la democrazia politica attraverso una riduzione delle disuguaglianze economiche. Quindi diciamo in qualche modo la democrazia economica, diciamo la partecipazione attiva dei lavoratori alla gestione e alle decisioni di impresa possono diventare uno strumento di democrazia politica e di riduzione delle disuguaglianze economiche. Nelle parole appunto dello stesso Dahl, e qui cito un breve passaggio di questo suo libro, è che Dahl scrive che un sistema di imprese autogovernate sarebbe parte di un sistema, quindi è un pezzo del meccanismo, non è tutto il meccanismo, sarebbe parte di un sistema di uguaglianza e di libertà in cui entrambe risulterebbero, a mio avviso, entrambe appunto le due forme di democrazia, risulterebbero a mio avviso tutto sommato più forti che in un sistema di capitalismo delle grandi imprese. Quindi in questa prospettiva diciamo la democrazia economica è strumento, è elemento essenziale anche per il raggiungimento di una democrazia politica più compiuta. Quindi diciamo in questo lavoro c'è questo chiaro, questo nesso tra le due sfere di democrazia di cui su cui stiamo riflettendo. Ora, l'elevata concentrazione di ricchezza e di potere anche che stiamo osservando in questi ultimi due decenni è proprio l'esito anche di quella particolare forma di proprietà privata che riguarda però la conoscenza. Diciamo, tutta la parte legata alla rivoluzione digitale, alla tecnologia digitale, all'automazione, alla robotica, rappresentano un potente impulso per la crescita della produttività e più in generale dell'economia. Queste nuove frontiere a cui ci sta conducendo l'intelligenza artificiale inevitabilmente avrà delle ripercussioni distributive e redistributive importanti. Tra i risultati appunto attesi di segno negativo, oltre alle trasformazioni che interverranno sul mercato del lavoro e che sono ovviamente motivo di preoccupazione per la scomparsa di posti di lavoro di interi settori tradizionali, ma anche per la radicale riorganizzazione dei tempi e dei modi di lavoro a cui certamente appunto, genererà in qualche modo una sorta di polarizzazione tra opportunità di lavoro e una estensione di divari retributivi. Anche qui ci sono un paio di lavori interessanti, capitoli interessanti sull'Annale che affrontano proprio questo problema, cioè in che modo la rivoluzione digitale e la diffusione, per esempio, appunto, i cambiamenti e trasformazioni in atto sul mercato del lavoro dovuto appunto alla rivoluzione digitale accresceranno questi divari in qualche modo, che cosa si può e si deve fare per cercare di in qualche modo venire incontro a queste conseguenze. Osserviamo la velocità con cui si diffondono le piattaforme digitali, con cui si afferma il potere monopolistico anche delle grandi imprese del digitale, del settore digitale, come stia aumentando la polarizzazione dei salari fra i cosiddetti gig workers, cioè quei lavoratori che appunto sono inseriti in queste piattaforme digitali, e i top manager del settore dell'ICT, dell'intelligenza artificiale e dell'industria digitale.
questo non potrà che rafforzare le disuguaglianze già esistenti nello spazio dei redditi e delle ricchezze, ma creeranno anche delle divari sempre maggiori nello spazio delle competenze, degli skills digitali, quindi delle opportunità di lavoro e anche nell'accesso alla conoscenza. Quindi il rischio che erodano sempre più lo spazio della democrazia, della democrazia, anche della democrazia politica, della partecipazione e della giustizia sociale, quindi in ultima istanza della democrazia sociale. Quindi insomma, tutte queste trasformazioni devono essere guardate con attenzione perché sono destinate a rivoluzionare il mondo del lavoro e il mercato del lavoro. D'altra parte però un'altra dimensione di democrazia che diventa importante all'interno di un nuovo modello di sviluppo riguarda anche quelle forme di democrazia cosiddetta associativa che riguardano ancora il mondo delle imprese, ma delle imprese sociali, quelle imprese multi-stakeholders e di quelle forme di organizzazione inclusiva che pure sono presenti all'interno delle nostre comunità e che spesso vanno a compensare l'assenza o l'insufficienza dello Stato e del mercato, garantendo la produzione di servizi alla persona in un rapporto di vicinanza territoriale, ma anche di vicinanza valoriale, che sono fonti di produzione di ricchezza, di crescita economica, ma soprattutto di crescita sociale, e che sono di nuovo uno strumento utile per produrre democrazia, nel senso di partecipazione. Quindi ci sono, è vero, queste tensioni, questi cambiamenti, queste trasformazioni all'interno del mondo delle imprese che in qualche modo rischiano di allontanare l'obiettivo della democrazia economica e di allontanare in qualche modo anche l'obiettivo della democrazia sociale e della democrazia politica, però ci sono anche questo tipo di esperienze, no? Quelle a cui guardare, appunto, di queste imprese che invece in qualche modo cercano proprio di lavorare nel senso di coinvolgere le comunità locali, coinvolgere le persone, che possono svolgere un ruolo rilevante in queste economie postmoderne, diciamo, sul terreno dell'uguaglianza e appunto dell'affermazione democratica. Proprio perché sono in grado di produrre dei benefici tangibili e diretti, nel senso che producono, come dicevo prima, ricchezze, servizi, beni, merci e beni comuni, ma anche perché appunto possono aumentare la capacità di resilienza delle imprese, assicurando una crescita che sostanzialmente può essere più stabile e più sostenibile, supplendo appunto anche quella carenza di servizi di pubblico interesse che in un qualche modo sono venuti un po' ad essere dimenticati in alcuni ambiti. Quindi, nella breve, sono in grado di generare valore economico e valore sociale nell'immediato, ma anche nel lungo periodo. Oltre a questi, diciamo, benefici diretti, diciamo, benefici economici e sociali, sono anche in grado di generare dei benefici intangibili e indiretti, che sono non meno importanti, perché creano senso di comunità, perché danno nuovi spazi di partecipazione e originano una responsabilità condivisa. Di nuovo, nell'annale ci sono esempi interessanti di questo tipo di applicazioni, di questo tipo di imprese, alcune legate alla realtà italiana, altre invece legate a realtà molto diverse, in particolare un capitolo si concentra sul Canada, sul Quebec in particolare, altre esperienze vengono raccontate con riferimento all'India, in particolare per quanto riguarda i gruppi di donne che in qualche modo si autosostengono. Quindi ci sono esperienze che riguardano parti diverse del mondo, che riguardano settori diversi, ma che possono appunto, nelle loro diverse assetti, nelle loro diverse configurazioni, possono rappresentare un esperimento interessante, ecco, da ripensare in altri settori, da estendere in nuovi esperimenti. Generando anche nuovi spazi di azione. Quindi se le imprese in queste diverse configurazioni giocano un ruolo importante ai fini della democrazia economica di questi modelli di sviluppo, ci sono naturalmente poi altri attori,
e altre esperienze che possono e che devono essere presi in considerazione. Una prima estensione, anche qui in qualche modo abbiamo cercato di raccontarla nell'annale, è nella direzione di istituzioni e di organizzazioni sovranazionali e multilaterali. Abbiamo parlato prima di quanto possono essere importanti questi big players che hanno un ruolo centrale in contesto globalizzato, ancor più oggi appunto per le ragioni che ci siamo appena detti poco fa relativamente alle conseguenze generate dalla pandemia. Ma anche queste istituzioni nazionali globali, così come le istituzioni nazionali e locali, hanno sofferto e soffrono di un deficit di fiducia da parte dei cittadini, proprio per la loro capacità di, diciamo, di navigare in acque difficili, ma anche riguardo appunto al modo in cui funzionano, al modo in cui sono guidate attraverso i loro meccanismi decisionali interni e modelli di governance che le caratterizzano. Richiamando appunto quello che Graziano prima menzionava, cioè faceva riferimento a Roosevelt, qui nell'annale si fa riferimento in particolare alle istituzioni che sono state disegnate a Bretton Woods nel secondo dopoguerra, quindi nel 47-48, e il modo in cui la visione che era presente in quegli anni, che non è dissimile da quella che era la visione di Roosevelt che raccontava Graziano, da quella visione, dalla rilettura di quello che erano le visioni che guidavano in qualche modo la definizione delle regole del gioco di quel momento, possono emergere degli elementi utili anche per la riflessione odierna. Ecco, in quel momento, diciamo, nel secondo dopoguerra era molto chiara l'importanza e l'interdipendenza tra i paesi e il valore della cooperazione. Un lavoro in particolare, un capitolo dell'annale scritto da Ravi Kambur, che è stato anche, che è un economista dello sviluppo molto affermato indiano, ma che insegna alla Cornell University e che è stato anche economist della Banca Mondiale. Come scrive in questo capitolo, Ravi dice: aiutando un paese membro, le nazioni stavano aiutando il mondo intero e dunque anche loro. Cioè, questa cosa era molto chiara. C'era da un lato una tensione a ripensare alle regole del gioco globali che favorissero la cooperazione a livello globale. Lo scopo era aiutare i paesi che uscivano distrutti dal secondo conflitto mondiale, ma nella consapevolezza, anche dal punto di vista degli americani, che aiutando gli altri aiutavano loro stessi. Cioè, c'erano delle motivazioni anche molto, come dire, legate allo sviluppo americano nell'immaginare e disegnare queste istituzioni di Bretton Woods. Allo stesso modo c'era uguale consapevolezza che concedere prestiti per la ricostruzione post-bellica aveva la natura di bene pubblico globale, perché la ripresa del paese beneficiario del prestito avrebbe favorito la ripresa anche di tutti gli altri. Quindi c'erano, come dire, queste relazioni, era chiara, no? Questa interdipendenza tra paesi. Ecco, le esternalità negative che caratterizzano il mondo globalizzato e interdipendente di oggi, e quindi la natura, direi, di mali pubblici globali, in particolare appunto il cambiamento climatico, la diffusione di virus e di malattie, ma anche la regolazione in tema di lavoro, di fisco o di ambiente, credo che richiedano esattamente lo stesso sforzo di cooperazione congiunto che guidava allora quelli che disegnavano quelle istituzioni, proprio col fine di mitigare gli effetti prodotti dalle esternalità che questi mali pubblici generano. Come appunto sollecita peraltro il Center for Global Development, che è un centro appunto di studi sullo sviluppo globale che Ravi Kambur menziona in questo contributo, è necessario che istituzioni come la Banca Mondiale intervengano in questo senso, proprio con la creazione di nuove forme di finanziamento, di un apposito fondo da destinare a temi come la salute, il clima, l'energia e lo sviluppo in generale, proprio perché sono beni pubblici globali da promuovere e da sostenere. Quindi in qualche modo la discussione è adesso
guidata da uguali motivazioni, dovrebbe essere, diciamo, guidata da uguali motivazioni in un contesto, in un mondo e avendo al centro dell'agenda temi che sono diversi, sono quelli che ci troviamo ad affrontare oggi, ma in fondo la visione non dovrebbe essere molto dissimile. È chiaro che il problema della governance di questi organismi e il coinvolgimento degli stakeholders nei meccanismi decisionali non era forse un'esigenza così pressante in quel momento storico, cioè alla fine del secondo conflitto mondiale, mentre è decisamente più pressante, ma direi anche più presente oggi. In fondo l'attenzione e l'impegno della società civile è più presente oggi, è presente per esempio all'interno delle agenzie delle Nazioni Unite, nel ruolo che svolgono le ONG, in particolare le grandi ONG internazionali. Le tecnologie hanno facilitato enormemente la diffusione di informazioni, quindi anche la trasparenza rispetto al modo in cui le decisioni vengono prese, ma anche un maggior coinvolgimento e partecipazione diretta da parte dei cittadini nel momento in cui si formano queste decisioni e anche nel momento in cui queste, diciamo, la valutazione, il monitoraggio di queste azioni deve essere svolto. Quindi direi che questo processo di partecipazione democratica su scala globale di fatto si sta già realizzando, anche se appunto magari possiamo essere insoddisfatti sulla scala di questa partecipazione, di questo processo, però c'è ed è facilitato sicuramente dalle tecnologie. Cioè ciò che succede, ciò che viene discusso e deciso oggi in Banca Mondiale o Fondo Monetario Internazionale è molto più facile da conoscere di quanto non lo fosse un tempo. È molto più facile vederne, come dire, anche le difficoltà, i limiti o gli errori che possono essere presi in queste decisioni. E l'azione di advocacy e di, come dire, di pressione politica che può essere esercitato dalle ONG e dalle practitioners, dagli esperti di sviluppo nei confronti delle decisioni prese da queste agenzie è molto più significativo di quanto non fosse un tempo. Quindi insomma in qualche modo questa attenzione c'è oggi in maniera più chiara, più evidente rispetto a quello che poteva avvenire allora. Allora in una fase in cui si devono ridiscutere le regole del gioco, si possono ridiscutere le regole del gioco anche nei meccanismi di decisione interna di questi grandi organismi internazionali, c'è spazio a mio avviso, ripeto forse in questo senso di nuovo ritorna, rispunta a quell'ottimismo non condiviso da tutti, ma che comprendo, ma che voglio sperare di poter mantenere e che, potervi smentire, ecco, così. Spero in questo caso di poter aver ragione, non per presunzione, ma perché significa che le cose in qualche modo stanno andando nella direzione giusta. Ecco, ripeto, c'è spazio in questo momento per questa ridiscussione, quindi nel lavoro, appunto nel bel lavoro, devo dire, molto bello quel capitolo di Ravi Kambur, in cui ricostruisce l'atmosfera e la discussione che avveniva nel 47, 45, 46, 47, quando le istituzioni di Bretton Woods prendevano forma. Ci sono insegnamenti importanti su come ripensare, mantenere in qualche modo quella parte almeno di quella visione, ripensandola in chiave moderna, in chiave di quelli che sono i problemi di oggi, ma anche in relazione a quelli che sono gli strumenti di partecipazione, verifica e monitoraggio che abbiamo oggi a disposizione nei confronti di queste istituzioni. Una riflessione analoga per certi aspetti, anche se diversa nei contorni, che abbiamo voluto fare nell'annale riguarda invece l'Unione Europea. La trasformazione appunto in una direzione più solidaristica in qualche modo secondo me è un po' emersa nella difficile circostanza della crisi pandemica e ha messo in luce, è caratterizzata da alcune luci, da alcuni aspetti positivi, ma anche messo caratterizzata da alcune ombre. Allora, l'impressione che io ho di nuovo, spero di non essere, di non peccare troppo di ottimismo, ma in qualche modo si è rafforzata l'azione europea in settori cruciali per gli individui e le famiglie, l'attenzione quantomeno verso alcuni aspetti, salute certamente, ma anche la povertà, le disuguaglianze, il lavoro e l'istruzione.
diciamo finalmente, direi, mi permetto di dire, le politiche di rigore, di austerità che hanno caratterizzato un po' l'ultimo decennio, quindicennio delle politiche europee sono state in qualche modo accantonate, almeno messe un po' da parte in questo momento, forse temporaneamente, ma comunque sono state messe da parte in favore di politiche che invece cerchino di favorire la ripresa, appunto la resilienza, ma anche l'inclusività. Vi sono però anche ovviamente alcune critiche avanzate su questo terreno e fatto appunto in un altro bel contributo che ospitiamo nell'annale, anche sul al di là del fatto di dire se questo cambiamento, comunque questa attenzione sia sufficiente oppure no, sia tardiva oppure no, sia temporanea oppure no, tutti elementi importanti che restano sullo sfondo. Nel contributo all'annale ci sono alcune critiche che sono state avanzate sul fronte anche della legittimità sociale e democratica del meccanismo con cui questo piano di ripresa è stato definito e verrà realizzato. Nei fatti non c'è stato questo coinvolgimento diretto del Parlamento europeo o di quei tavoli decisionali come quelli che per esempio discutono e prendono decisioni in merito all'attuazione dei fondi strutturali e dei fondi di coesione. Tavoli che vedono la presenza per esempio degli attori regionali e locali che quindi possono far sentire la loro voce in qualche modo rispetto alle loro istanze. Non ha lasciato diciamo gran tempo e spazio neanche a un coinvolgimento dei parlamenti nazionali, ha di fatto centralizzato la gestione dell'intero dispositivo diciamo del questo grande piano di ripresa nelle mani diciamo dei ministri delle finanze che ok sono ministri delle finanze di diversi governi ma hanno una visione forse parziale di quello che possono essere le urgenze, le istanze e in qualche modo hanno anche lasciato fuori tutti quei partner sociali, ONG, organizzazioni della società civile, attori che in qualche modo invece sono sempre stati in qualche modo coinvolti nelle discussioni rispetto a questi documenti, diciamo, politici intrapresi dall'Unione Europea. E quindi in qualche modo, diciamo, il loro ruolo di valutazione e di monitoraggio in qualche modo è stato un po' relegato in un angolo. Allora, è chiaro che tutto questo è accaduto perché c'era la necessità di intervenire con urgenza e quindi questo era, credo, sicuramente un argomento comprensibile e ragionevole. Ma indubbiamente ci sono aspetti che sono importanti per il tema della democrazia economica che abbiamo trattato qui, come l'accountability, la ownership, la trasparenza, che in qualche modo sono usciti un po' sacrificati da questo processo. C'è una riflessione interessante nell'annale che racconta un po' anche i meccanismi tecnici abbastanza complicati e complessi che si vengono a mettere in atto, nel momento in cui scattano questi meccanismi decisionali all'interno a livello europeo, che in qualche modo impongono un'accelerazione e anche una riconsiderazione dei vari passaggi istituzionali e che però appunto lasciano fuori un po', sacrificano un po' questi aspetti di democrazia economica che nell'elaborazione di questo annale consideriamo importanti. Ecco, quindi diciamo imprese, che è l'arena tradizionale con cui il concetto di democrazia economica si è formato e sviluppato ed è rimasto in qualche modo relegato fino a una storia molto recente del dibattito diciamo, intellettuale e scientifico. Democrazia economica riguardava sostanzialmente solo esclusivamente le imprese e lì trovate un po' di letteratura, sicuramente anche da parte di autori importanti come Dale, che ho menzionato prima. Lo sforzo che abbiamo fatto nell'annale è quello di pensare a questa idea di democrazia economica anche con riferimento alle organizzazioni, istituzioni sovranazionali, dalla Banca Mondiale all'Unione Europea, perché è lì che si definiscono quelle regole del gioco di cui parlavamo prima, ma questo in questo senso, come vi ho detto, per noi era importante, era quello anche di guardare invece alle esperienze diciamo dal basso, al ruolo che ciascuno di noi come singolo individuo insieme ad altri può e deve giocare all'interno di questo nuovo modello. E quindi diciamo l'idea di legare questo, di coniugare partecipazione, sviluppo e sostenibilità
in quelle che sono altre forme di iniziative, più diciamo nel piccolo, più nel micro o nel meso, nel livello, quindi in un livello più intermedio, che pur nella loro specificità e nelle loro caratterizzazioni che qui discutiamo, che riguardano per esempio imprese sociali o iniziative, forme di innovazione sociale nate dal basso, cioè nate da gruppi di cittadini che in qualche modo promuovono forme di innovazione sociale, quindi pur nella loro, nelle loro differenze, nelle loro specificità, sono accomunate da una finalità, diciamo, trasformativa della società e da un intento di democratizzazione dell'economia attraverso la partecipazione, oltre che però naturalmente essere motivate da una speciale attenzione nei confronti della sostenibilità sociale ed ambientale dei processi produttivi, ma anche dei processi, diciamo, di consumo. Quindi non si tratta solo di iniziative dal lato delle imprese, ma anche di esperienze interessanti di attivismo e di partecipazione esercitate da movimenti e da organizzazioni che sono sotto l'etichetta, la denominazione di Sustainable Community Movement Organizations, quindi organizzazioni di comunità, di movimenti che animano le comunità in una direzione di sviluppo sostenibile. Sono, in breve sintesi, sono iniziative che riguardano modi di consumo, di produzione e anche di scambio innovative e sostenibili, con l'idea appunto di creare nuovi spazi economici, civici e solidali, che si fondino sulla cooperazione, sulla solidarietà, sul mutualismo, ma che anche cerchino di agire per modificare quelli che sono gli stili di vita dei cittadini in una direzione più sostenibile. In questa categoria molto ampia ma anche eterogenea rientrano pratiche e iniziative come i gruppi di acquisto solidale, il commercio eco, le attività agricole sostenute dalle comunità locali, le banche del tempo, le comunità energetiche, gli orti comuni urbani, davvero una fioritura di iniziative estremamente varie e eterogenee. Aspetto interessante è che l'attivismo e la partecipazione non sono tanto in questo, non sono orientati a contestare o a modificare le regole del gioco dominanti o ad entrare nel meccanismo decisionale interno di organizzazioni tradizionali come le imprese o gli organismi internazionali per cercare un riequilibrio tra il potere. Ma è quello di proporre dei sistemi alternativi di produzione e di consumo che siano fondati su valori condivisi. E tra questi appunto valori come la solidarietà, la reciprocità, il rispetto di standard etici, il riuso e il riciclo in tutto quello che è il fenomeno, il movimento dell'economia circolare, ma anche l'attenzione e la valorizzazione dei territori, l'importanza della relazione, sono questi, diciamo, gli elementi che distinguono questi movimenti. Quindi non è tanto il fatto di contrastare o combattere poteri che in qualche modo sono disfunzionali rispetto a un modello di sviluppo economico e umano sostenibile, ma è quello, insomma, di contribuire alla creazione di questo modello di sviluppo umano ed economico sostenibile. In sintesi, e poi qui chiudo, secondo me, ripeto, sempre sulla base di quell'ottimismo di cui parlavamo prima, ci sono dei fermenti interessanti che secondo me vanno presi in considerazione e che possono in qualche modo essere, certo, esperienze abbastanza circoscritte, eterogenee, difficili da trasportare su una scala più ampia, ma che forse non hanno neanche lo scopo di immaginare di diventare modello dominante, ma di diventare col tempo, progressivamente, un modello di riferimento che possa essere utile per chi vuole fare impresa in modo diverso, per chi vuole consumare in modo diverso, per chi vuole contribuire al miglioramento delle società in maniera attiva, in maniera concreta, in maniera pragmatica, non soltanto combattendo il sistema, ma anche ricostruendolo in maniera differente. Naturalmente ci sono
come potete immaginare, molte questioni aperte. E, diciamo, l'annale esamina in maniera abbastanza spot qua e là alcune cose, mette, accende in qualche modo un po' i riflettori su alcune tematiche, ma in qualche modo abbiamo chiaro in mente quali siano le questioni aperte. E mi limito a citarne alcune, ma immagino ce ne siano molte altre che forse avrete voglia di mettere voi in evidenza. Primo punto è quali e quante imprese sono disposte, se non a sostituire, quantomeno ad affiancare o a complementare la logica del profitto con la logica del valore sociale. Perché di questo si tratta, no? Cioè immaginare che siano altri i valori accanto alla logica del profitto, che non sarebbe un po' illusorio, è anche un po'... Forse un po' inutile immaginare che debba essere, come dire, contrastato. La logica del profitto c'è, ma ci sono altre logiche che possono animare in qualche modo l'azione dell'impresa. E queste logiche possono essere appunto l'esito di istanze portate dagli stessi lavoratori o dagli stessi movimenti di consumatori, no? Nel momento in cui si dice che si vota con il portafoglio. Ci sono anche qui alcune esperienze interessanti che secondo me vale la pena di prendere in considerazione, per esempio quelle delle cosiddette benefit corporations, che sono imprese for profit, che però incorporano finalità sociali e ambientali nel loro statuto, cioè diventa oggetto di azione di impresa. Quindi non è soltanto, è qualcosa di più ed è qualcosa di diverso secondo me dalla corporate social responsibility, che ogni tanto appunto qualcuno dice solo un modo di fare greenwashing, no? Cioè di pulirsi un po' la fedina penale sporca e di riuscire in qualche modo a dare senso che sì, si fanno tanti danni, però poi si tenta anche di fare qualcosa di positivo. Ecco, questo è un po' diverso, queste sono proprio imprese che incorporano queste finalità nei loro statuti. E che la cosa interessante è che lo hanno promosso di loro iniziativa senza come dire, essere incentivati per esempio da meccanismi di incentivazione fiscale, che in qualche modo può essere una leva importante, che non voglio sottovalutare, ma in qualche modo non è stata questa la leva, sono movimenti che sono iniziative prese dalle stesse imprese. È una iniziativa che era nata negli Stati Uniti nel 2010, che è entrata nella legislazione italiana nel 2016 e siamo stati i primi in Europa a introdurre questa legislazione a favore delle benefit corporation. Attualmente sono poco meno di un migliaio in Italia, quindi non sono molte, ma sono in crescita. Oltre 300 di queste sono in Lombardia. E di queste 120 circa sono definite anche B Corp, nel senso che è una sorta di certificazione che viene data a quelle imprese, a quelle benefit corporation che sono riuscite ad ottenere una certificazione di elevato impatto sociale ed ambientale. Vi faccio solo due nomi che mi vengono in mente in questo momento: Illy è una di queste imprese e l'altra è Abuca, quindi imprese che hanno una loro certa dimensione ragguardevole, fanno profitto, mantengono lo scopo del profitto, ma hanno un chiaro impegno nell'ambito sociale ed ambientale nello svolgere la loro attività di impresa nel rispetto di alcune finalità che si pongono di natura sociale ed ambientale. Ecco, io credo che questa cosa sia un'esperienza interessante e dobbiamo cercare di fare in modo di promuovere questa nuova cultura di impresa. Come farlo? Non lo so. Quanto possa essere facile farlo? Non lo so. Ma credo che ci siano buoni argomenti per provare a farlo, quantomeno. Secondo e ultimo punto, la ricerca di questo modello di sviluppo appunto che ho provato in qualche modo qui a delinearvi, richiede certamente un cambiamento importante di paradigma da parte delle imprese, da parte del mondo della produzione, ma richiede un cambiamento di paradigma anche da parte nostra, come consumatori, come cittadini, e dobbiamo chiederci se siamo pronti a fare questo, cioè siamo in grado di contribuire davvero ad un modello di economia circolare che insomma richiede impegno non solo alle imprese su fronte alla produzione, ma anche a noi come cittadini, come consumatori. Siamo disponibili a riporre attenzione nei nostri comportamenti quotidiani,
a, come dire, a trasferire questi modelli di comportamento sui nostri figli, sui nostri nipoti. Queste cose a volte costano un po' fatica, no? Anche perché siamo immersi in un modello di consumo differente, un modello di spreco differente. Ecco, quanto siamo disposti ad adattare i nostri comportamenti a questa, per far sì che siano funzionali a questo modello? Ecco, mi fermerei qui, Ferruccio, con appunto delle osservazioni anche da parte di... Non ho capito i nomi delle due aziende Benefit Corporation che tu hai fatto. Uno è la Illy, quello del caffè, sì, quello di Trieste, e l'altro è Aboca, ve li scrivo qua, che è una azienda che si occupa del settore della farmacopea, della cosmesi, usando sostanzialmente sostanze naturali, insomma, ecco, in qualche modo, sia nell'ambito, non so, degli integratori o di questi farmaci da banco che in qualche modo fanno riferimento a essenze naturali. Ha proprio afferrato il nome. Sì, sì, ok. Queste sono due tra le molte. Però ci sono anche molte, per esempio, imprese che operano nel mondo dei servizi, in particolare i servizi delle imprese. E anche queste svolgono un ruolo importante perché i loro referenti sono le imprese. E quindi sono quelle che svolgono attività di servizio per le imprese che le aiutano a orientarsi in tal senso. Sì. Quindi possono avere un effetto di volano, un effetto di moltiplicatore in qualche modo. Si occupano di risorse umane, si occupano di gestione, di produzione, ma così facendo, lavorando con le imprese, riescono a orientarle in questa direzione. Chiaro. Vediamo ancora, abbiamo ancora forse qualche minuto, se qualcuno vuole fare delle domande, approfittare ancora della disponibilità di Enrica. Vediamo. Io volevo arricchire il quadro della positività. Grazie. Allora, c'è stata una giornata a COP26 sulla finanza ambientale e io seguo professionalmente i mercati finanziari e posso aggiungere che ci sono grandi fette, diciamo, di investitori finanziari, di multinazionali finanziarie che si sono poste oggi l'obiettivo di orientare gli investimenti finanziari su imprese ed economie che rispettino i criteri ambientali. E il fatto che ci siano miliardi di euro che stanno arrivando nel mercato finanziario indirizzati in questo senso, penso che sia un elemento di enorme positività. Grazie. Assolutamente d'accordo con lei, Pier Giorgio, è vero, ho dimenticato di menzionare questa cosa, sono assolutamente d'accordo con lei e sono convinta che ci sia anche qui, da un lato giustamente la finanza si posiziona laddove ci sono le risorse e quindi è ragionevole, però di nuovo io credo che ci sia davvero anche un po' un'attenzione genuina nei confronti di questi temi e aggiungo a questo fatto che c'è anche una certa pressione da parte di molti organismi, fondazioni, ne ho un'esperienza diretta da questo punto di vista in un paio di fondazioni di cui collaboro, insomma, in qualche modo, nel fatto di dire gli investimenti che facciamo li facciamo in quella direzione. Non investiamo in certi settori, non investiamo in certe imprese. Andiamo a cercare di investire, per esempio, in queste benefit corporation o in quei fondi che ci assicurano che non daranno finanziamenti a imprese che investono in armi, che producono armi o che producono, che sfruttano il settore minerario o che non rispettano gli standard sul mercato del lavoro. Ci sono, ormai c'è un movimento da questo punto di vista e c'è una maggior consapevolezza di questa cosa che probabilmente fino a poco tempo fa ci sfuggiva. Non avevamo questa consapevolezza. Quindi giustamente c'è una domanda, c'è un'offerta con tutti i mercati anche in questo, quindi c'è una richiesta di fondi di questo tipo e c'è per fortuna, appunto, come lei diceva, anche una società finanziaria che si stanno dirigendo verso questo obiettivo e credo che questo sia molto positivo. Bene, grazie. Altre considerazioni? Se no possiamo anche orientarci a chiudere qui, perché devo dire l'esposizione di Enrico è stata molto molto efficace, insomma. Io potrei riassumerla così, Enrica. In realtà si è aperto
obiettivamente un nuovo spazio di discussione, un campo idee nuove. Mi dispiace. Si sente fortemente questa cosa. Che te ne vai. Diciamo che non sono solo queste in campo. Il fatto che non sarà una passeggiata, questo è un punto molto molto evidente, però questi elementi di novità è giusto sottolinearli con forza, perché permettono di concentrarsi dentro e cogliere le opportunità nuove che si stanno aprendo. Questo è un po' il senso, se non ho capito male, Enrica, delle considerazioni che tu hai sviluppato con tanta forza. Io direi che possiamo chiudere qui. Solo una cosa volevo aggiungere ancora, perché prima sta fatta una domanda sulla sanità lombarda, che non è stata poi ripresa. Voglio riprendere che nella scuola non è prevista questa cosa, ma sono fortemente intenzionato a riprendere in mano questa cosa, perché è una cosa di enorme rilevanza. Quindi dovremmo assolutamente prendere attenzione, perché questo problema sollevato da Silvia è una cosa davvero rilevante ed è oggetto di discussione prossimamente, quindi dobbiamo essere pronti a intervenire anche su questa cosa con puntualità. Detto questo, grazie a tutti, noi continueremo alle 2:30. Enrica, un abbraccio a te e ci risentiamo noi per mille altre cose. Grazie. Un abbraccio virtuale a tutti voi, grazie per la vostra pazienza e per il vostro contributo alla discussione. Grazie molto. Grazie. Grazie, arrivederci. Buon pomeriggio, grazie, arrivederci. Arrivederci, arrivederci. Grazie, arrivederci.